Tanto la sfida adesso è il ritorno a scuola, tamponi salivari per stanare i focolai e permettere l'accesso con il Green Pass e vaccinazioni ad ampio spettro per il personale scolastico e gli studenti sopra i 12 anni, due i fronti su cui si lavora per la scuola che riapre dal 15 settembre. La battaglia però è che si possa restare in presenza, ma vedremo meglio nel prossimo servizio. Sera aveva firmato con noi un patto nel quale si era impegnato alla gratuità di questi tamponi, invece poi in una circolare applicativa sostanzialmente ha detto il contrario, sostanzialmente ha detto che la gratuità era destinata soltanto ai lavoratori fragili. Potrebbero essere i tamponi salivari più indolori ed economici dei nasofaringei a sbloccare l'impasse sulla scuola, dopo il no del ministro Bianchi alla gratuità per il personale scolastico che non si vaccina. Bisognerà però attendere qualche giorno perché i nuovi test consentano di ottenere Green Pass. Sui salivari, inoltre, nelle Marche sono due le novità. L'acquisto da parte della Regione di 500.000 test per un impiego massiccio ad isolare i focolai scolastici e l'individuazione delle scuole sentinella, secondo piano di monitoraggio del Ministero, vale a dire mappare studenti tra i 6 e i 14 anni ogni 15 giorni per 1.400 test ogni volta. Misure che per i sindacati avrebbero dovuto essere affiancate da altre, vaccinazione a parte. Noi nel tempo abbiamo fatto tantissime proposte come sindacato in tutte le sedi, quindi di intervento sugli organici, di intervento sullo sdoppiamento delle classi, l'eliminazione delle classi pollaio, e nell'arco di quest'anno insomma ci potevano essere delle altre strade perseguibili. Invece si è voluto puntare unicamente sul discorso dei vaccini. Anche l'organico Covid, che lo scorso anno era più consistente, quest'anno diminuirà percettibilmente perché il discorso del distanziamento non è più obbligatorio come lo scorso anno. Quindi il capitolo trasporto scolastico. L'anno scorso poteva essere una fase sperimentale nella quale tentare di gestire l'emergenza sanitaria attraverso proprio un intervento sui trasporti, che a mio parere non è stato fatto. Adesso ci ritroviamo ad un nuovo inizio anno con l'obbligo vaccinale, il Green Pass, però comunque non abbiamo risolto altri nodi importanti.